Mister, intanto complimenti per la vittoria, come è stato per la Gallia, è un altro successo importantissimo. E, preso atto che si è vinto, quindi va benissimo. Nella seconda, nella mezz'ora del secondo tempo, diciamo, Padova ha subito parecchio, nel senso che ha rischiato più di una volta. Visto che si era in vantaggio, coprire in qualche modo un po' più la squadra, a parte con andare difensore in panchina, o quantomeno ipoteticamente ha detto che qualche volta si poteva anche passare a un modulo un pochino più coperto. No, ma per contenere l'avversario, insomma, questo sistema di gioco è un sistema di gioco che copre abbastanza bene tutto il campo, meglio del 4-4-2, perché abbiamo un uomo più in mezzo al campo. Siamo andati un po' in sofferenza perché l'avversario ha cominciato a metterci le palle sulle due punte. Le due punte sono due punte che fanno il corto lungo, lo fanno bene perché non hanno qualità, e noi di contro abbiamo avuto forse il timore di portarla a casa. Queste partite qua non chiuderle, quindi non fare il 2-0 vuol dire anche avere la possibilità di soffrire, quindi insomma, ci sta dopo una batosta lunga che abbiamo preso nel discorso che la squadra non sia in alcuni momenti serenissima nella gestione della partita, ecco, però ci può stare. Quindi mi aggancio, mister, ciao, buongiorno. Quindi dici che è mancata un po' di sicurezza, mi pare di capire. In questo tu poi hai delle responsabilità? Ma no, dipende dal periodo in cui si è. Noi veniamo dalle ultime tre partite, abbiamo fatto due sconfitte e una vittoria, quindi non era un periodo difficile, era un momento dove qualcosina non va. Ancora tutt'oggi c'è qualcosina che non va, però non è per dare scusanti ai giocatori, ma vi ripeto che nella linea difensiva, che è dove io cambierei di meno, invece è quella dove cambio sempre, per necessità, però non per scelta, quindi ci può stare che non ci sia un'affinità totale. Poi l'allenatore, e questa non è la mia discolpa perché non mi interessa proprio niente della mia situazione personale, nel senso che a me interessa che i giocatori riescano ad esprimersi al 110%. Io posso dire loro che c'è l'asino che vola e di alzare gli occhi, poi l'asino non c'è, se lo vedono da soli. Io ho provato ad andare in campo in momenti dove le cose non girano per il verso giusto, e tu riesci a modulare il livello di tensione che hai in base all'avversario, in base al momento, in base alla tua situazione del momento, in base a tante cose. Senta, mister, questa differenza tra il primo e il secondo tempo, sono già due partite dove vediamo che c'è nel campo, qualcuno l'ha definito il Padova B praticamente, in realtà sono gli stessi uomini del primo tempo, però sembra che sia accaduto qualcosa negli spogliatoi, entro in campo con uno spirito diverso forse. No, perché le situazioni sono differenti, a Varese siamo andati in svantaggio e non siamo riusciti a recuperarlo, una volta è successo, e oggi vabbè, dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo c'è stata una reazione del Vicenza, però qua c'è qualcosa che non va, perché io l'ho detto ieri, ragazzi, noi non siamo il Barcellona, io qua sento delle cagate clamorose, scusate la parola, ma sento delle cagate clamorose. Qua da noi l'ambiente si aspetta che noi uccidiamo gli avversari tutte le volte, o facciamo 15 palle gol, facciamo chissà cosa. I giocatori hanno speso oggi, dal punto di vista nervoso, quanto un campionato intero per cercare di rimettere in piedi una partita che sentono, perché è derby, perché sentono il trasporto della gente, perché sentono che la società ci tiene, perché loro vogliono fare un risultato importante, ma noi non possiamo ogni volta dilaniare l'avversario. Il Vicenza è venuto qua, ha fatto la sua signora partita, si è difeso quando doveva difendersi, ha cercato di controbattere quando doveva controbattere. Non è che ogni volta che noi non facciamo 10 palle gol vinciamo 4-0, non possono finire tutte le partite come il derby dell'anno scorso. Se noi pensiamo di andare avanti fino alla fine dell'anno pretendendo dei giocatori prestazioni superlative, non abbiamo capito niente. Cambiamo mestiere, no, io, tutti, perché questa situazione qua è una situazione che non va bene. Durante la settimana io leggo che dico a Sport Italia, a domanda precisa: firmeresti per il terzo posto? No, ma non firmo per il terzo posto al 20 di novembre, di ottobre, perché voglio arrivare in Serie A diretto, signori. Io non firmo al 20 di ottobre per andare per il terzo posto, perché penso che i miei giocatori si devono giocare tutte le partite per provare a vincere. Poi, se arrivo settimo, fuori dal sesto posto, sono io il primo asino della situazione. Alessandro Dalcanto è il primo asino della situazione. Ma se arrivo secondo,
Bravi, i miei giocatori, complimenti, andiamo in Serie A. Non ci andiamo, facciamo il playoff, perfetto. Ma perché io devo firmare il 20 di ottobre? Allora, da una mia dichiarazione, è stato opinato tutto dal canto Mourinho. Ma qual è Mourinho, ragazzi? Ma qual è Mourinho? Io voglio andare in Serie A. Tutti, chi è che non vuole andare in Serie A? Vicenza, chiedete il Vicenza se vuole andare in C. Vuole andare in C il Vicenza? No. Allora, cerchiamo. Riportiamo le cose per come stanno. Se io avessi detto, sì, voglio, firmo per il terzo posto. Ah, il mister, allora il mister non c'ha le palle, fa il playoff. Non... ragazzi, ma che discorso è? Facciamo le persone serie, per favore. Senti, scusa. Sì, che li chiamo in causa, perché è la terza volta che succede sul mattino, ragazzi. Mi sono stufato. Oggi ve lo dico così. La prossima volta non parlo più, perché se ogni volta che io dico una cosa viene opinata, non parlo più. Strano che non l'avessi detto ieri. Strano, non l'avessi detto ieri. Comunque, mi pare che tu stia esagerando. No, siete voi che avete esagerato, è troppo tempo, signori, che succede così, perché il fatto di non parlare male dell'andamento della squadra non vuol dire esaltare la squadra, perché parlare troppo bene quando non si rispecchia la realtà non è far bene alla squadra, questo, Stefano. Ma ho capito, Alessandro, però posso dire una cosa? Certo. Serenamente, perché siamo dovuti da una vittoria, per quanto rocambolesca, per quanto fortunosa, comunque una vittoria, cioè... Voglio dire, questa squadra, non lo diciamo noi, lo ha detto il tuo presidente, è costruita per un obiettivo importante. Perfetto. Allora, lasciami finire un attimo il concetto. Allora, se l'obiettivo importante è comunque arrivare in un modo o nell'altro, arrivare nel mondo nell'altro a giocarci la Serie A, sì, nel momento in cui tu parti sparato, come siete partiti sparati, è chiaro che l'appetito viene mangiato, cioè la gente, l'ambiente, no, non puoi frenare. Ma no, ma non è vero, ma non è vero, ragazzi. Allora filtriamo le dichiarazioni, no, perché se andiamo no, in televisione a dire che non firmo per il terzo posto... E avete opinato la mia dichiarazione, che è totalmente diverso. Ma se il tuo presidente a Telemovo ha detto altre cose... Di cosa, signore, di cosa? Di Del Piero? Ancora che vogliamo... a domanda vostra, se vogliamo prendere Del Piero ha risposto magari. Il mio presidente cosa ha detto? Il secondo posto di chi è colpa nostra? Ma cosa c'entra questo? Non lo so io. Noi facciamo risultato, questo non vuol dire che dobbiamo ammazzare gli altri, ragazzi. Ma cosa stai dicendo, Stefano? Non è la colpa nostra. Ma non è colpa. Devi riportare quello che dico, non opinare quello che dico, che è diverso. Crei falsi entusiasmi, crei falsi aspettative. L'attacco alla nostra. Pensa come ti pare. Pensa come ti pare. La professionalità non lo accetta. Pensa come ti pare. Perché voglio dire, al secondo posto oggi, dopo una vittoria del genere, attaccare i giornalisti e dire. Non sto attaccando i giornalisti, io vi sto dicendo di riportare quello che dico. Riportate quello che dico, non opinate. Il signor Paolo Donato, che qua non c'è, sul Gazzettino stamattina, riporta preciso le parole che dico, non interpreta niente, è l'unico di voi che fa queste cose qua, Stefano. Bene, scusa, allora, non vuoi assistere, sì. Vai. Vabbè, grazie, complimenti, insegnaci lei. Non devo insegnare niente, non voglio insegnare te a me. Ciao, va bene. Ok, grazie. Ale, torniamo. Sì, torniamo alla partita. Sulla partita. Vabbè, un po' era quello che volevo dirti, cioè il fatto che magari, anche se sono giocatori di esperienza, oggi non c'era da me, non c'è nessun ragazzino in campo, a parte Perina, però effettivamente a volte vedo che nel secondo tempo, cioè, giocano un po' rilassati, è successo più volte. Ma non può esserci rilassamento se non c'è un derby con Vicenza. Sì, però... No. Sono i pazzi, i miei giocatori. 30 anni, ma magari... non ha nessuna importanza, non ha nessuna importanza. È un momento difficile per uno di 30 o per uno di 20. Che uno di 30 debba saperlo gestire in modo diverso, questo sono d'accordo con te. Però non posso. Cioè, se io penso che il mio giocatore abbia fatto un secondo tempo meno brillante del primo per rilassatezza sull'1-0 con Vicenza al derby, allora io in 3 mesi che li alleno vuol dire che non ho visto niente. Non è questo il motivo, ecco. Può succedere, anch'io. Non che mi chiedo, cerchiamo un rimedio, ma non. In questo, ti ripeto, da Varese a Varese è stato un problema. Oggi è stato tutt'altro. A Varese non c'è stata reazione, prima volta in 10 partite dove la squadra non riesce a rimettere in piedi una situazione difficile, è crollata dal punto di vista nervoso, ma abbiamo sempre fatto Modena, Empoli, sempre boom, 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 sempre ad alto livello dal punto di vista, ci sta che una volta crolliamo. Oggi non è stato un crollo dal punto di vista nervoso, è stata paura di non portare a casa il risultato o pensare che arrabattando tutto portiamo a casa l'1-0. Non dico che sia un atteggiamento corretto, ma non è un atteggiamento fatto di proposito. Sì, e l'altra mia considerazione, la domanda che ti giro, effettivamente avevi paura e sei visto, legati bene, portin bene, però effettivamente era una difesa un po'...
sono risata, non hanno mai giocato insieme, lo si è visto, ci sono stati, permettimi, errori individuali pesanti, perché alla fine, voglio dire, il rigore è per un sì, abbiamo sbagliato un paio di lì, due rimbagli dove la palla poteva essere allontanata prima. E ti chiedo l'ultima cosa, come mai, è una curiosità, non hai portato l'unico difensore che avevi a rosa in panchina? Franco? Sì. Perché mi copre solo il ruolo di terzino sinistro, solo per questo.